Naviganti del Hobby, bentornati sul canale. Dunque, oggi siamo arrivati alla comparativa fra tronchesine. Quindi andiamo subito dopo la sigla a fare una classifica di 5 tronchesine dal 2010 fino al 2022. A tra poco. Ci siamo, dunque, questa è veramente una classifica incredibile. Dunque, questa è una tronchesina della Games Workshop risalente intorno al 2008-2010, quando ero manager GW a Firenze. Mi è rimasta da allora, dopo la vediamo e tentiamo di capire che cos'era e che cosa faceva. Questa è la tronchesina che l'ha sostituita intorno al, mi sembra, 2015-2016, ricordatemi voi nei commenti se vi viene in mente una data migliore. Comunque sono tronchesine sempre professionali della GW che sono uscite fuori appunto in quel periodo. E questa è quella nuova della Games Workshop che è uscita poco tempo fa, quindi in realtà veramente stiamo parlando di probabilmente un mese fa, due mesi fa. Ok, avete visto tra le altre una recensione proprio di questa tronchesina e in qualche puntata precedente rispetto a quelle che vedete attualmente. E poi ho una tronchesina della il top praticamente di gamma della Green Staff World e il top di gamma della RGG, ovvero della Red Grass Game, che mi è arrivata appunto, come avete visto, due puntate scorse e quindi praticamente una settimana fa circa. Diciamo che abbiamo tutto quello che ci serve per fare un comparativo e tentiamo di capire il perché di determinate cose. Una per una ve le descrivo tutte. Dunque, partiamo in ordine proprio, come ve le ho mostrate, dalla prima della Games Workshop del 2010. Prendiamo un, diciamo, uno sprue, ok? Questo è il tipico sprue proprio, e vediamo di tagliarlo sul lato per capire praticamente che differenza c'è fra un taglio e l'altro. Dunque, queste del 2010, come vedete, hanno la lama in tutti e due i lati e hanno la molla che permette di far tornare indietro in maniera molto reattiva la molletta. Si usa molto bene in questo modo e torna indietro in modo veramente reattivo. Devo dire la verità, per ora sono sempre state tra le mie preferite e vi faccio vedere come funzionano. Facciamo un taglio, ok? Vediamo di farlo in zoom, eccolo qui, e vediamo come si comporta la tronchesina con questo tipo di taglio. Metto a fuoco, ok, e taglio, guardate. Allora, vi dico già che non scende giù molto facilmente, fa già parecchia resistenza. Come potete vedere dal taglio, un lato rimane praticamente, eccolo qui, scusatemi, eccolo, un lato rimane praticamente fatto quasi a triangolo e l'altro rimane quindi con l'incavo dall'altra parte. Quindi questo è il tipo di taglio che vi darà. Ovviamente non è un taglio perfetto e in questo caso significa che voi avrete di che lavorare dopo con lime e quant'altro. Proviamo a vedere la seconda della Games Workshop. Facciamo un taglio accanto e vediamo la differenza. Ve lo metto a fuoco e guardate. Allora, innanzitutto devo dire si taglia un po' più facilmente, ma questo è dovuto anche dalla leva, perché il, diciamo, la maniglia, come vedete, è più lunga, quindi fa più leva ovviamente ed è un po' più facile scendere nella plastica. Vediamo il taglio. Il taglio è abbastanza più regolare dell'altro, eccolo qui, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco.
Però effettivamente ancora non siamo al top del top. Anche qui abbiamo la lama sia da un lato che dall'altro. Quindi, come vedete, le lame sono da una parte e dall'altra. Dietro fa una parte piatta quando la vedete in questo modo, e quindi è comodo andare verso la miniatura con la parte piatta, tagliare in modo tale che dalla parte esterna rimanga tutto, ok? E quindi avete un concavo, ok? Un triangolo che fa proprio un triangolo. Andiamo a vedere l'ultima della Games Workshop, che è stata realizzata qualche praticamente settimana fa, se non un mese fa. Abbiamo qualcosa di diverso in questo caso. Dunque, c'è sempre il concavo. Dall'altra parte c'è sempre il piatto, ma la punta è molto più sottile della precedente versione, come potete vedere. Non parliamo di quella precedente ancora, che era scanalata, come vedete, ma ben diversa come lunghezza. Questo vi permette effettivamente di andare a raggiungere con la punta sottile, di andare a raggiungere le parti più complicate della miniatura. E andiamo a vedere come taglia. Quindi mi metto qui, vediamo un pochino di rimettere a fuoco e guardate. Allora, innanzitutto non c'è paragone a livello di leva. La leva è lunga come quella precedente, quindi è un po' più lunga di quella del 2010 ed è uguale a quella del 2015-2016, però effettivamente a parte diciamo il materiale premium che sicuramente si sente, che permette di tenerla in mano facilmente, la leva fa il suo gioco e quando andiamo a vedere come taglia, di nuovo abbiamo praticamente un taglio che fa un triangolo quasi da una parte e dall'altra un concavo, un incavo. Ok? Quindi in realtà non c'è molta differenza dalla versione precedente. La differenza fondamentale di questa versione GV è che effettivamente le punte più allungate e scanalate qua permettono di arrivare più lontano all'interno degli sprue, vedete? Quindi io posso infilare la punta più facilmente e andare più a far leva in mezzo, perché non si taglia in punta ma si taglia in mezzo per tagliare veramente bene. E quindi effettivamente c'è un vantaggio rispetto alla versione precedente. Andiamo a vedere la diciamo la penultima, che è della Green Staff World. Questa sempre concavo, sempre piatto dalla parte esterna. La molla a questo punto è interna e quindi la reattività c'è lo stesso, ma è diversa dalla versione che avete visto precedentemente. Qui c'è un piccolo magnete che permette di rimanere vicino, ma comunque torna indietro. E andiamo a vedere che cosa fa nello specifico. Allora, qui la leva è più corta, come vedete. Il materiale sicuramente è premium anche qui, si sente al tatto. Forse per le mani più piccole è più facile da maneggiare. E andiamo a vedere cosa fa. Allora, la leva è pazzesca, assurdo che sia così piccola rispetto all'altra e il taglio così forte. E andiamo a vedere poi come ha tagliato. Diciamo che bene o male taglia quasi quasi più piatto, eccolo qui, taglia quasi quasi più piatto della versione GV, però va detto che comunque, come vedete, il taglio non è regolare, lascia un certo. Vedete che il disegno del taglio non è dritto, lascia sempre comunque una parte diciamo, più verso un lato. Questo perché anche tra le altre, quando andate a tagliare le miniature negli sprue, effettivamente è comodo perché dovete andare a tagliare con la parte piatta, vi ripeto, verso la miniatura e portate via il resto. Qui abbiamo le Precision Snipper della Red Grass Game, che sono osannate, oserei dire osannate, dai vari modellisti. Molletta sempre in mezzo, molto simile all'altra. Vedete, qui avete una vite che vi permette. L'altro giorno ho detto che aveva un magnete, ma in realtà vedo che torna indietro bene e non ha tanta, diciamo che è un fermo che va a bloccare praticamente appunto la tronchesina. Il materiale è veramente premium, tra le altre c'è una membrana sotto di gomma che non fa scivolare via quello che sicuramente dopo tanti anni potrebbe andare via nelle altre, in questo caso non dovrebbe. Quando arrivate a chiusura qui, sentite già che c'è qualcosa di diverso. Da un lato, infatti, è completamente piatta, non so se lo vedete. Quindi c'è sempre il piatto verso la miniatura. Ma quando l'andate a girare non c'è un incavo, c'è uno scalino perché taglia solo da un lato. E questo è, diciamo, fondamentale quando andate a tagliare. La leva è pazzesca in questo caso, veramente taglia come fosse coltello caldo nel burro. E guardate, incredibile,
il taglio veramente è dritto, completamente dritto. Se andate a vederlo da vicino, è praticamente dritto, perché riesce a tagliare solo da un lato e quindi riesce a essere dritta. Quindi direi che a questo punto possiamo andare a vedere una classifica e vi posso dire senza molti dubbi che quelle della Red Grass vincono in assoluto il primo posto con un voto da 10. Veramente fantastica, una leva pazzesca, si sente proprio la serenità quando si va a tagliare e si è andata a tagliare tutti gli sprui. Ieri io l'ho fatto, praticamente tutta la scatola dei Votan montata, tutto quello che è avanzato l'ho in un solo periodo staccato tutto con questa per provarla per tanto tempo e la mano era rilassatissima, quindi non avevo crampi, non avevo difficoltà. Chiaramente quando andate a lavorare su tanto materiale, appunto per esempio per staccare tutti quanti i bits di una scatola che vi sono avanzati, o lo fate in più sessioni oppure effettivamente vi viene un po' di fastidio alla mano, in questo caso zero assoluto. Al secondo posto mi viene sinceramente da mettere la Games Workshop con le nuove. Prezzo, in fascia di prezzo sempre quello, siamo intorno alle 38-40 euro. Però devo dire, quelle da GW nuove sono veramente fantastiche. La molla è interna, la leva è fantastica, tagliano veramente queste come il coltello caldo nel burro. Unica cosa, mano un po' più grande per chi è abituato, vantaggione quello della lunghezza. Se avete la mano un po' più piccola, assolutamente quelle della Red Grass spaccano rispetto al resto della concorrenza. Detto questo, terzo posto, senza ombra di dubbio, le Greenstaff World, anche se avrei quasi quasi messo le seconde della GW per leva, ma essendo un po' più piccole, un po' più maneggevoli, quelle della Greenstaff World sono leggerissime e devo dire la verità, per 16 euro va a vincere il rapporto qualità-prezzo. Quindi primo posto, secondo posto e siamo su fascia 40 euro e poi andiamo sulle 16 euro, devo dire qualità-prezzo fantastica. Da qui scendiamo alle Games Workshop precedenti che in questo caso devo dire perdono un pochino per il discorso qualità-prezzo e l'avanzamento tecnologico dei 5 anni dopo, diciamo, ha portato a questo livello con 16 euro. Tra le altre sicuramente c'è il brand che qui non c'è, perché Greenstaff si fa pagare meno sicuramente della Citadel che è fatta in Inghilterra, mentre qui è fatta in Spagna, ci sono altri prezzi, altri valori, quindi diciamo che comunque qualità-prezzo vince Greenstaff rispetto alle precedenti della GW. Vanno all'ultimo posto perché sono un po' più vecchiotte, care le nostre 2010, però vi assicuro che questo tipo di tronchesina qui è fantastica e reattiva. Quindi se doveste oggi trovarla in un negozio per elettricisti, si trovano ancora simili a queste, con 9 euro circa le avete comprate e non hanno niente da invidiare nel rapporto qualità-prezzo rispetto alle loro, diciamo, pari, ok? Diciamo che se volete fare i super professionisti e volete andare ad avere delle tronchesine che si rovinano in meno tempo, sempre che non le facciate cadere di punta, ma qui vedete che c'è chi ha pensato anche alla copertura. Vi consiglio vivamente OGV o RGG, quindi Red Grass Game. Dall'altra parte mi viene da dirvi che Greenstaff World su tutte quante con queste 16 euro riesce a darvi in rapporto qualità-prezzo quello che vi serve. Bene ragazzi, io spero che questa sia stata una puntata utile, vi ho fatto vedere i tagli e tutto, tornate indietro magari a rivederli, a capire un po' come funzionano le tronchesine. E ci vediamo alla prossima puntata dove ricominceremo con i tutorial. Sarà uno spettacolo perché cominceremo a fare il super tavolo. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.